ICT, in tutte le possibili declinazioni, sono dunque le chiavi per incrementare prima di tutto la produttività del singolo. Ma questo è un concetto che vale ancora di più se consideriamo la produttività di un'impresa, perché permette di interconnettere oggetti che tradizionalmente non erano in grado di comunicare e fa sì che questi oggetti si possano scambiare infinite quantità di dati. L'impresa quindi cambia definitivamente. Si parla sempre più spesso di industria 4.0. dove quindi non esiste più la tradizionale divisione fra prodotto e servizio, fra produzione e commercializzazione, fra distribuzione di prodotto e distribuzione di servizio. Un'impresa che diventa più efficiente e che ha le potenzialità di competere a livello globale, anche se magari le sue dimensioni sono piccole. Uso il condizionale perché se le imprese grandi riescono a sfruttare economie di scala per innovarsi attraverso un uso più consapevole e diffuso dell'Information and Communication Technology, le imprese più piccole, quelle di cui è composto il tessuto produttivo italiano, stanno faticando a fare questo salto cognitivo e ancora si dimostrano restie a investire nel digitale e più in generale a lavorare in un'ottica 4.0. Ecco perché, per accelerare il processo di digitalizzazione, è fondamentale stimolare la crescita di nuove imprese, nuove realtà snelle che sono capaci di trainare lo sviluppo economico di un paese, proprio perché sono libere di innovare e di portare quindi una nuova visione del futuro. Le start-up sono quindi la soluzione che i governi dei paesi europei, e non solo, ma soprattutto le grandi imprese di tutto il mondo, hanno utilizzato per crescere, ricercare e sviluppare soluzioni innovative. Il governo italiano ha dunque introdotto agevolazioni per le start-up e con il decreto sviluppo nel 2012 definisce le caratteristiche di quelle che possono essere classificate come start-up innovative e che quindi possono godere di speciali agevolazioni, come l'essere esonerata dal pagamento delle imposte in sede di costituzione, dall'imposta di bolla e diritti di segreteria, l'essere esclusa dal versamento dei diritti annuali alla Camera di Commercio, godere di agevolazioni fiscali, ovvero detrazione IRPEF del 19% e deduzione IRES del 20%. Ma quali sono dunque le start-up innovative? Sono società con meno di 5 anni di attività, con sede principale in Italia e con un fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro. Società che non distribuiscono utili e hanno come oggetto sociale lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Società che non sono costituite da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo d'azienda e che sono in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dalla norma. Almeno il 15% del fatturato è ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo. La forza lavoro complessiva è costituita per almeno un terzo da dottorandi, dottore di ricerca o ricercatori, oppure per almeno due terzi da soci e collaboratori o qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale. L'impresa deve essere titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato. Per incentivare lo sviluppo di questo nuovo tessuto imprenditoriale, sono stati dedicati dei fondi nazionali e comunitari a valere sulla programmazione 2014-2020. La volontà, infatti, è di incentivare quelle imprese che presentano un significativo contenuto tecnologico innovativo e che mirano allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell'economia digitale che sono capaci di valorizzare, anche sotto il profilo economico, i risultati del sistema della ricerca pubblica e privata. L'accelerazione del processo di digitalizzazione è quindi un obiettivo primario per il riposizionamento dell'Italia, un rilancio che parte dalla crescita individuale attraverso la costruzione delle competenze digitali e include l'intero comparto produttivo, facendo leva sulle eccellenze del nostro paese, sulla nostra creatività e sul nostro brand, il Made in Italy. Ognuno di noi ha quindi un ruolo fondamentale per la crescita culturale ed economica dell'Italia.